buon pomeriggio a tutti voi terrestri. Noi veniamo dal pianeta Atelier dell'Errore, costellazione della neuropsichiatria infantile. Siamo arrivati in questo bellissimo teatro accompagnati da una carovana di una trentina di grandi animali che sono nati dal lavoro nel nostro laboratorio di arti visive per la neuropsichiatria infantile. Ci ha fatto da guida questo bestione di 2 metri per 3 che si chiama il tricheco innamorato. Così ci ha insegnato Giovanni in atelier. Giovanni è un ragazzino importante nella storia dell'atelier, perché lui, 12 anni fa, a domanda precisa, dai Giovanni che facciamo un disegno, ha risposto con altrettanta precisione, no, ma io non posso disegnare. E io non posso disegnare diverso dal io non so disegnare, con la quale credo la maggioranza di noi riuscirebbe ad aggirare la richiesta di un disegno qui e ora. E il tu non sai disegnare, subito ad oltranza, che dentro di lui diventa non posso disegnare, che è un'autolimitazione, un'automutilazione della propria capacità di leggere il mondo. Eppure, lavorando in atelier, abbiamo scoperto nel tempo che anche questa sorta di diseducazione artistica, questo abbandono grafico, ha dei vantaggi. Ha i vantaggi rispetto all'energia del segno, alla forza espressiva. E tutto questo è componente fondamentale di un ambiente strutturato al servizio della neuropsichiatria infantile. Allo stesso tempo è una ricchezza anche per il mondo delle arti visive tout court. Per questo da quel giorno, di 12 anni fa, in atelier, segno dopo segno, pomeriggio dopo pomeriggio, in atelier abbiamo sempre disegnato. Adesso tocca a Ayub. Ayub ci ha abituati ad arrivare in atelier con delle bellissime ragazzine sul telefonino. Ragazzine di cui si innamorava, diceva, si fidanzava, diceva, e poi lasciava, diceva. Su questa potenza dell'innamoramento e del fidanzamento soprattutto, i suoi compagni di gruppo, di lavoro, hanno cominciato ad avere dei dubbi. Lui, per difendere la sua onorabilità, un pomeriggio arriva in atelier e dice: beh, ma oggi sono stato lasciato io da una delle mie ragazzine. Ah. E quindi io oggi non posso disegnare perché mi sento triste come un canguro. Perché sono tutti tristi i canguri che conosci. Ma no, non sono tutti tristi, però esiste un canguro triste di cuore. Beh, perfetto. Facci conoscere cos'è il canguro triste di cuore. Eccolo. Ci ha consegnato questa creatura con un segno scarnificato, essenziale, chirurgico verrebbe da dire con facile autoironia, visto che Ayub porta in curriculum una dozzina di operazioni alla testa certificate da altrettante cicatrici. Però c'è anche il vantaggio di Ayub che sa sempre sdrammatizzare, infatti ammicca il suo pubblico con un sorriso e un occhio furbo. Il resto cos'è? È un corpo sacca a contenere l'enormità di un cuore pieno di tutta la tristezza del mondo. Non ha bisogno neanche degli arti superiori, poggia direttamente sulla tristezza del proprio cuore. I ragazzini ancora Uber rilanciano, provano a prendersi cura del nostro e gli dicono: vabbè, però dai Ayub, potresti provare ad invitare una delle tue di queste ragazzine da McDonald's una volta, che ti piace tanto. Fa: no, non posso, ci ho già provato, ma tutte le volte che mi trovo davanti a una di queste ragazzine che a me piace, divento una mosca timida che non trova le parole.
Allora, una mosca timida che non trovo le parole, già di per sé è una poesia fatta e finita nella nominazione con quattro parole scorticate. Una sorta di haiku oltre zoologico, di quelli che succedono spesso in atelier nella nominazione di queste creature. Quello che ci lascia è un moscoide, mai apparso sulla faccia della Terra fin dalla fondazione del mondo. Una mosca che sembra proprio una mosca che non riuscirà mai a fare la mosca. C'è sempre un taglio autobiografico in tutte le creature dei ragazzini. Adesso che avete, credo, intuito come si guardano e soprattutto come si vedono gli animali dell'atelier, vi lascio in compagnia del resto della carovana, mentre io vi racconto un po' la nostra storia. Io sono un artista visivo e da 12 anni ho questo laboratorio di arti visive per la neuropsichiatria infantile della USL di Reggio Emilia e da 3 anni anche per la neuropsichiatria infantile territoriale dell'azienda ospedaliera di Bergamo. In atelier arrivano ragazzini con le patologie più svariate, dai ritardi più o meno gravi. Sindromi, disturbi anche questi dei più vari, dai più semplici ai più complessi, sindromi con dei nomi anche aggraziati, che però lasciano delle conseguenze abbastanza pesanti sulla vita dei ragazzini, X fragile, Tourette, e anche qualcosa dal famigerato contenitore dell'autismo. Benché noi siamo un atelier fondamentalmente strutturato sulla narrazione, quindi e sulla relazione, e quindi non sarebbe esattamente roba da autistici, però coltiviamo 5 o 6 eccezioni di cui siamo orgogliosissimi. Del resto, chi si sarebbe mai aspettato che Arnulf Rainer, uno dei più grandi pittori viventi, abbia proprio invitato due delle nostre ragazzine ad inaugurare una mostra internazionale a Monaco di Baviera fra 2 settimane. Siete già tutti invitati. Diciamo che c'è un minimo comune denominatore che lega tutte queste patologie. E questo minimo comune denominatore, centrato sull'autostima e sulla socializzazione, è anche il motivo per cui vengono inviate in un atelier di arti visive a complemento della neuropsichiatria infantile. L'autostima di questi ragazzini, dei miei ragazzini, è pressoché pari a zero. Sono quelli che mediamente fanno percorsi marginali nella didattica della scuola. Però, lavorando sempre con delle iniezioni di energia da risollevare dagli elefanti, con tanto tempo, da tanti percorsi, uno diverso dall'altro, con tante sfide, sfide tutti i giorni, sfide soprattutto per loro stessi, fra loro stessi. Tante scommesse, su ognuno di loro c'è una piccola scommessa. Il lavoro comincia a dare delle gratificazioni, il lavoro impostato con una certa serietà, e aumenta la quantità del lavoro, con la soddisfazione, aumenta anche la qualità del lavoro. Cominciano le prime mostre, cominciano i primi inviti, un po' di libri, e loro si rianimano. Non so, vi immaginate uno di questi ragazzini che mediamente bivacca con l'insegnante di sostegno a scuola, arriva un giorno e dice: «Professoressa, questo è il nostro libro d'arte, vede, parla di me, c'è il mio nome, c'è il lavoro che io faccio con i miei amici, questo è il mio animale, di cui solo io so perché è così». Magari l'abbiamo appena presentato al Festival della Letteratura di Ivrea, è successo, o al Festival di Bergamo Scienze, pure è successo. Oppure siamo andati alla Fiera d'Arte Contemporanea di Arte Verona, sa professoressa, c'erano 200 persone ad aspettarci. E noi ci siamo divertiti ad andare sotto la nostra creatura a vedere la faccia di quegli sconosciuti che hanno pagato 5 euro per venire a vedere il nostro lavoro. È così. Questo tipo di esperienza personale, questa gratificazione autentica, è un po' il bene durevole
che deposita il lavoro in atelier nella profondità di questi ragazzini, un bene durevole che al di là di tutto mai nessuno al mondo potrà loro portare via. Per quanto riguarda la socializzazione è ancora più semplice. Dico, ma scusate, ma voi come fate già a conoscervi prima di arrivare in atelier? Beh, è facile, siamo quelli degli insegnanti di sostegno, oppure siamo quelli che alle feste di compleanno non vengono invitati mai. Facilissimo. Ma fin qui uno lo può intuire, visto le problematicità. La cosa che invece mi ha sempre sorpreso è il fatto che questa marginalità aggancia spesso le famiglie e quindi c'è una deriva sociale anche delle famiglie, dei ragazzini che hanno queste problematiche. E questo ci ha spinto 4 anni fa a fondare un'associazione che si chiama Atelier dell'Errore Onlus, che ha il compito di coinvolgere i genitori in questo lavoro, che evidentemente non possono venire in atelier, non ha senso. Possono aiutarci a far conoscere invece il lavoro dei loro figli in atelier. Adesso vorrei raccontarvi perché noi ci chiamiamo Atelier dell'Errore e perché siamo così orgogliosi di questo nome. Allora, il primo motivo deriva dal fatto che il primo e più grande errore in atelier sono stato io, nel senso che non è un lavoro che ho scelto. Adesso, dopo 12 anni, posso con una certa serenità dire che forse questo lavoro mi ha scelto, sono stato scelto dall'atelier, forse per quello che è venuto anche abbastanza bene. E, però io ho sofferto il primo anno in atelier, ho provato il senso di inadeguatezza, l'essere inadatti rispetto alla complessità che non conosce, la complessità di questi ragazzini, e soprattutto dal punto di vista delle arti visive non avevo ancora intuito la profondità e la ricchezza di un immaginario, perché questo immaginario loro, speciale, lo vedete, sta sotto una stratificazione di sconfitte che è difficile da perforare, da trivellare. Questo è il problema, lasciare emergere alla luce del sole questa ricchezza. Ci ha aiutato nel tempo la remora razzista, per esempio, cioè l'affiorare di creature, credo, strabilianti, non tanto per l'impatto grafico, ma per le storie che custodiscono. E poi, se io ho passato, mi sono sentito un errore per un pomeriggio alla settimana, ascoltando loro, poi ho capito che in effetti loro si sentono poi un errore per 7 giorni alla settimana, 4 settimane al mese, 12 mesi l'anno. E questa consapevolezza mi ha aiutato a fare un salto qualitativo sul mio sguardo interiore, che è stato quello di abbandonare per un po' la normaloidità del mio sguardo, fare un salto di là, dove si stava dischiudendo questo mondo, il mondo dell'atelier, dove impari, per esempio, che il contrario di normale è speciale, il contrario di guardare è vedere, il contrario di sentire, di ascoltare è sentire. Questi sono stati i primi due motivi per cui noi siamo l'atelier dell'errore. Il terzo invece è più metodologico. La nostra non è una scuola di disegno, siamo anti-accademici per definizione. Sperimentiamo molto, quello sì. E quindi a me non interessa che loro diventino dei disegnatori, ma che prendano confidenza sulla possibilità di diventare originali e originanti creatori di creature. Questo vuol dire che di fronte al foglio che raccoglie l'informe dei primi segni fallimentari non ti arrendi, come sarebbe facile, ma ti sforzi di guardare e riguardare dove tutti guardano e pochi vedono, che mi sembra un ottimo esercizio poetico. E allora parti da una zebra che inciampa e diventa una formica, si rialza per diventare un drago, e poi magari finalmente entra nell'inconosciuto, uno di questi animali unici al mondo, come unici al mondo siamo tutti noi, a cominciare da loro. Detto questo,
pensandoci bene, se tutti noi non avessimo ereditato un DNA capace non solo di generare errori, di affrontarli, di superarli, anche noi questa sera saremmo più o meno 555 batteri ben allineati. E questo è il terzo motivo per cui ne siamo molto orgogliosi di essere la teglia dell'errore. Adesso vorrei, spero che sia di buon auspicio, parlarvi del progetto fondamentale di quest'anno. Io ho 5 ragazzini che passano dalla neuropsichiatria infantile all'handicap adulto. Purtroppo l'handicap adulto è mediamente terapia occupazionale, esattamente l'opposto di quello che noi facciamo in atelier. Il problema è che se tu apri la testa a una persona, non puoi pensare che dopo questa la richiuda a comando. E quindi c'è un disadattamento notevole nel passaggio con l'handicap adulto. Quello che noi vogliamo fare è costruire un gruppo di lavoro, di formazione lavoro, un'alta scuola di arti visive, piacerebbe diventasse, per bambini che vengono dalla neuropsichiatria infantile e che si autofinanzi con operazioni tipo queste, installazioni, opere urbane e anche grafica, editoria. Se questa cosa ci riesce, ecco, allora forse riusciamo a realizzare una piccola, grande utopia sociale, che è la quadratura del cerchio del progetto. Sarebbe, forse, speriamo. Cioè quello di trasformare una criticità, una problematicità sociale in una ricchezza. Una ricchezza sociale che è bellezza. Bellezza è un termine purtroppo che è stato esautorato da un sacco di declinazioni. Certamente non è la bellezza autoreferenziale ed edonistica del è bello ciò che mi piace. No, non è niente di tutto questo. Non è neanche la bellezza, diciamo, in qualche modo cosmetica con cui ci tedia il mondo della pubblicità. È una bellezza che si rifà a un nucleo ben più antico, la bellezza come mediatore, come metaxu, come mediazione verso il bene dell'uomo, un bene da ricercare, da condividere. Adesso facciamo un passo indietro rispetto agli avanzamenti, torniamo a 2 secoli fa, la bellezza definita in maniera ancora perfetta dal nostro caro principe di Mishkin nell'Idiota di Dostoevsky, la bellezza che salverà il mondo. Noi a questa cosa in atelier ci crediamo ancora. Grazie a tutti, grazie a voi.